Il buon nome dell'azienda va preservato, per di più quando è di proprietà di due comuni. Sta cercando peraltro di affermare a fatica e da quasi 6 anni la gestione pubblica del ciclo di rifiuti sul territorio complicatissimo del Sud Pontino. Si è espresso in questi termini il sindaco di Formia, Paola Villa, nel corso della conferenza stampa che inizialmente è convocata per presentare il nuovo amministratore unico della Formia Rifiuti Zero, Michele Bernardini, ha dovuto invece poi affrontare una delle due decisioni scaturite dalla precedente assemblea dei soci, l'allontanamento e il licenziamento del direttore generale Raffaele Rizzo. La nostra è un'azienda sana, lo dice il bilancio, è un'azienda dove però tanti aspetti sono stati messi da parte, non trascurati, sono stati messi da parte, si è concentrati soprattutto sulla raccolta differenziata, invece andrebbe potenziato tutto un settore aziendale, questa azienda ha delle peculiarità che ancora non esprime, e poi comprendere come questa azienda possa assorbire e possa dare dei servizi aggiuntivi a quelli legati ai rifiuti. Non si deve avere timore di tutelare l'azione della società e per il sindaco di Ventotene, Gerardo Santomauro, la gestione pubblica dei rifiuti è un argine contro facili appetiti della criminalità organizzata sul territorio del Golfo. Ma il rischio c'è la tenuta della legalità di un intero territorio. Questo non dobbiamo mai dimenticarlo e questo deve spingere a un senso di responsabilità affinché non si inneschino delle diatribe personali fra gli amministratori e i direttori generali, perché chi ne pagherà le conseguenze è solo il territorio. Il nuovo amministratore della Formia Rifiuti Zero si è impegnato a migliorare ulteriormente il servizio e a favorire la riduzione della Tari, ma ha lanciato anche un monito sul futuro della società. Troppa conflittualità e tensioni inutili. Io credo che le aziende pubbliche debbano fare da collettore per tutte le realtà che hanno intorno e cercare insieme di costruire un percorso dove la gestione dei rifiuti venga fatta in maniera sostenibile e possibilmente pubblica. E ovviamente non è un percorso facile, però io credo molto nella condivisione territoriale degli obiettivi. Sicuramente, diciamo, c'è bisogno di riportare un po' di serenità in azienda perché ho visto un clima, almeno in questi pochissimi giorni, un clima che sinceramente mi ha lasciato un po' perplesso.